unici, bravissimi, 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 davvero, bravissimi, non so che dirvi, però vi dico una cosa, è capitato che siamo partiti a razzo e non abbiamo finito altrettanto, perché ricordo che nel 2014 battemmo 2-1 l'Inghilterra, tanto era 2-1 forse, non ricordo, speravamo, poi dopo sappiamo come è andata a finire, quindi aspettiamo a cantare gloria, però al contrario posso dirvi che non ho mai visto un'Italia così cattiva, così aggressiva, così che non molla mai, che anche al 90esimo, quando la partita è vinta, Chiellini si inventa un salvataggio alla Chiellini, va a togliere un gol che poteva essere l'80% fatto. Non ho mai visto così tanta organizzazione e intesa in un'Italia. E questo, se posso permettermi di dire, fa ben sperare. Tanto fatemi anche accendere la luce lì. Partiamo dall'analisi della partita. All'intervallo ero abbastanza disperato. Non ero disperato perché pensavo di non vincere, perché la Turchia, la partita fosse durata 3 giorni, non avrebbe segnato. Però perché ho visto un Milan parte 2, ho visto molti errori davanti, e comunque errori che sono continuati, anche poi trovato il gol, magari quella volta che si prova a fare la giocata in più si perde il tempo di gioco in area, e magari sono cose che sicuramente Mancini avrà tempo e modo di correggere in settimana. È difficile bocciare qualcuno di questa Italia, ragazzi, è veramente difficile dare un voto negativo, e non ce ne sono, perché quando una squadra vince così, è difficile veramente poter criticare qualcuno. Posso criticare Jorginho, volendo, posso criticarlo per il primo tempo, ma poi nel secondo tempo comunque ha contribuito alla vittoria, ha fatto una giocata, ragazzi, su 2 giocatori della Turchia che veramente ha dell'incredibile. Quindi, ragazzi, mi è difficile anche trovare un aspetto negativo, quindi lo salto questa volta. È una delle poche volte dopo tante live del Milan che posso veramente saltare le note negative, perché non ce ne sono. Troviamo 3 gol, tra l'altro il primo, giusto epilogo di ciò che stava succedendo. La Turchia si difende a 11, perché erano sostanzialmente 11 dietro la linea del pallone. 4 rigori dubbi, anzi 5, uno per loro, 4 per noi. Diciamo che quello più evidente poteva essere l'ultimo, il braccio largo. L'arbitro ha deciso di non dare il calcio di rigore. Va bene. E difendono a 11, puntano tutto sulla difesa e si aprono le danze con un autogol di un gobbo. E quindi godimento doppio, godimento anche triplo. Il secondo gol viene su un tappino Immobile, e il terzo è il gol che Insigne cercava all'inizio partita. Ci ha provato diverse volte, una gliel'ha parata, una è finita fuori, e a fine partita ce l'ha fatta fare il gol alla Insigne, tipo più della metà di quel che ha fatto in campionato, togliendo i rigori, l'ha fatti così. Quindi grande, grande partita anche sua. Adesso giocheremo mercoledì contro la Svizzera, se non vado errato, sempre olimpico ovviamente. Ed è stato bello perché, ragazzi, io, per chi non lo sapesse, mi sto trasferendo a Roma, quindi mi sarebbe piaciuto, magari mi fosse già sistemato, poter essere stata la partita. Tra l'altro ho tenuto tutto chiuso qua perché non volevo far sentire la live anche al paese che sta vicino, e tipo sono sudato marcio. E sono molto contento. Questa nazionale fa ben sperare, posso dirlo, fa ben sperare, perché c'è cattiveria, c'è voglia, c'è grinta, e c'è veramente anche voglia di cancellare tutto ciò che è successo nel 2014, nel 2018, nel 2010. Perché parliamoci che, ragazzi, dopo il mondiale
L'Italia ha fatto bene agli europei, perché 2008 siamo usciti in finale, 2012 siamo usciti, 2008 siamo usciti in semifinale, 2012 in finale, appunto, semifinale 2008, finale 2012 e quarti 2016, ragazzi, ma vi ricordo la squadra che avevamo 4-5 anni fa e capite che uscire ai quarti era veramente, veramente come essere arrivati in finale. Turchia che sostanzialmente non è stata mai pericolosa, a parte un posto sul finale, poi ha fatto due incursioni con un derto, più di quello non ha fatto. Squadra che fatico a dire che si è scesa in campo, perché non ha fatto veramente nulla. Cioè, avevamo tanta paura di questa Turchia, ma cosa ha fatto questa Turchia di inemorabile? Poi vedremo come andrà a finire le cose. E insomma, ci siamo divertiti abbastanza in live su Twitch. E questo, ragazzi, è un invito per venire su Twitch alla prossima giornata, alla prossima partita contro la Svizzera, che sarò in live e potete anche interagire con me. Non ho la maglia dell'Italia, ragazzi, a differenza di quando magari c'è la Serie A che c'è la maglia del Milan. Oggi non ho maglie dell'Italia perché, ragazzi, tra le 2400 maglie che ho non ce l'ho dell'Italia. La sto per comprare ed ho questa maglia carina, Gesù. È un meme veramente spicciolissimo. E se volete questa maglia, contattatemi su Instagram oppure anche su mail, su nei commenti. We come along. Detto questo, ragazzi, ci vedremo presto perché uscirà una crossbar challenge. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, perché sarà una crossbar challenge molto molto piccante e sarà magari anche una serie di video di questo tipo. Oggi è uscito il Best of Instagram 2019, quindi vi invito a vederlo. E su Twitch ci vediamo la prossima partita dell'Italia, perché ho sospeso i gameplay per ora perché ho veramente tante tante cose da fare e non posso purtroppo stare dietro a tutto. Partita gestita benissimo, ragazzi, migliore in campo vi dico o Barella o Insigne, peggiore in campo penso il centro, tutto il centrocampo della Turchia. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, passate anche da Instagram e Twitch se volete. Noi ci vediamo presto. Buonanotte a tutti, forza Italia!